Camminando qui nel cortile d'onore del Palazzo di Brera si incontrano statue e busti di personaggi molto importanti. Sono figure che hanno fatto la storia di questo luogo oppure hanno contribuito in generale alla cultura milanese in tutti i campi e non solo in quello specificatamente artistico. Però c'è un fatto che non passa inosservato e che è abbastanza clamoroso. Le persone rappresentate sono quasi tutti uomini. Qui nel cortile c'è solo una donna che è stata scolpita nel marmo e il suo busto lo troviamo ancorato a una parete nella parte destra del cortile. Camminando diamo le spalle alla via di Brera. Avvicinandoci possiamo scoprire il suo nome e cognome, Gaetana Agnesi. Oggi Agnesi è ricordata principalmente per i suoi contributi alla matematica, ma in realtà ha una storia straordinaria che abbraccia tante discipline diverse e che ha preso più volte direzioni inaspettate. Sono Marco Carminati e questa è Storie dalla Grande Brera, una serie podcast di Cora Media, promossa dalla Pinacoteca di Brera e gli Amici di Brera. Gaetana Agnesi è nata nel 1718 a Milano in una famiglia numerosissima e facoltosa. La ricchezza di suo padre, Pietro, derivava dall'industria e dal commercio della seta. Gaetana è la prima di 21 figli e fin dai suoi primi anni di vita mostra di avere un'intelligenza fuori dal comune. E il papà se ne accorge e decide di farla studiare, cosa rarissima a quel tempo perché l'istruzione e la cultura erano riservate agli uomini. Ed è anche per questo che quasi tutte le statue e i busti a Brera sono di soggetti maschili. Alle donne, al massimo, era consentito perfezionare arti legate alla conduzione della casa. Gaetana non studia a scuola, ma a casa sua. Cominciano ad arrivare diversi professori, o forse dovremmo dire precettori, che all'inizio si concentrano sull'insegnamento delle lingue. La bambina si rivela molto portata e ne impara 7. L'italiano, il tedesco, il francese, il latino, il greco, lo spagnolo e l'ebraico. È una vera poliglotta e viene soprannominata l'oracolo 7 lingue. Nel busto che abbiamo qui di fronte, Gaetana Agnesi è rappresentata come una donna adulta. Ma io voglio chiedervi di fare un esercizio di immaginazione e provare a visualizzarla come una bambina di 9 anni. Immaginatela mentre recita nel salotto di casa sua, davanti a un pubblico di intellettuali invitati dal padre, un testo che lei stessa ha tradotto in latino. E non è un testo qualunque. Pensate, è un discorso scritto da uno dei suoi precettori a sostegno degli studi femminili. Sempre nel salotto paterno, quando aveva 20 anni, Agnesi sostiene in latino 191 tesi di filosofia e scienze, che poi sono state riunite in un volume e pubblicate. In realtà, il libro non tratta solo di filosofia, ma anche di logica, botanica, cosmologia, ontologia, meccanica e persino pneumatologia, che è poi la scienza degli spiriti. A questo punto Gaetana Agnesi sembra destinata a una vita incredibile, a viaggiare in tutta Europa e a esibire le sue conoscenze nei luoghi più prestigiosi. Lei però ha altri piani e altri desideri. Vuole, pensate, farsi monaca. Il padre si oppone, ha investito così tanto in lei e non vuole che si rinchiuda in un convento. Alla fine trovano una sorta di compromesso. Gaetana rimarrà a casa con lui, ma potrà andare in chiesa ogni volta che vuole e soprattutto non dovrà più fare vita pubblica o vita mondana. Agnesi si sente finalmente più tranquilla, più in pace e con questo stato d'animo approccia l'argomento di studio per cui è conosciuta,
la matematica. Nel giro di qualche anno, tra le altre cose, scrive un'opera che la rende famosa a livello internazionale: Istituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana, che è come un manuale di matematica ante litteram. Esce in due volumi nel 1748, quando lei ha 30 anni, ed è dedicato a Maria Teresa d'Austria, l'imperatrice che regna su Milano in quel momento, e che decide di fare all'autrice un regalo. Le spedisce, pensate, un anello di brillanti custodito all'interno di un cofanetto altrettanto prezioso. Agnesi arriva anche a conoscere Carlo Goldoni, il celebre commediografo, che poi la citerà in un'opera chiamata Il medico olandese. Qui la descrive come una donna illustre, sapiente, che onora il suo paese. Ma forse il riconoscimento più importante arriva dal Papa Benedetto XIV, che offre ad Agnesi la cattedra di matematica all'Università di Bologna. È una delle primissime volte che succede nella storia, è un passo enorme sulla strada dell'emancipazione femminile, ma Agnesi non accetta l'incarico, non insegnerà mai. Non è quello che vuole, l'abbiamo già detto, lei desidera condurre una vita ritirata e gli accordi con il padre prevedono che possa rimanere a casa, studiare e al massimo prendersi cura di lui. Il busto di Agnesi è stato messo qui a Brera nell'Ottocento. È sicuramente per i suoi meriti nel campo della matematica. C'è però anche un altro ambito della sua vita che forse è altrettanto significativo e che l'ha fatta conoscere e amare alle persone di Milano. È stata una grandissima benefattrice. Innanzitutto, alla morte del padre nel 1752, ha trasformato la casa di famiglia in un ospedale per poveri. Poi però i suoi fratelli le hanno fatto causa e allora è stata costretta ad abbandonare il progetto, ma soprattutto a trovare altrove i fondi per sostenere le sue opere di carità. E pensate, è arrivata a vendere il regalo che le aveva fatto Maria Teresa d'Austria e con i soldi è riuscita ad aprire un ospizio per persone in difficoltà. La vita di Gaetana Agnesi si conclude nel 1799 al Pio Albergo Trivulzio, la storica casa di cura per anziani milanesi. Ma non come paziente. Si era trasferita a vivere lì diversi anni prima per stare vicina alle donne sofferenti, dopo che nel 1771 era stata chiamata a dirigere la sezione femminile della struttura. Per quanto riguarda i suoi studi, invece, nell'ultima fase della vita si è occupata di teologia e di sacre scritture. E si dice che fosse una specie di consigliera dell'arcivescovo di Milano, Giuseppe Pozzobonelli. L'ultimo scritto, che è stato pubblicato, si intitola Il cielo mistico, cioè contemplazione delle virtù, dei misteri e delle eccellenze di nostro Signore Gesù Cristo. E dovete sapere che nella veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano sono custoditi altri 25 suoi lavori inediti, dedicati tutti a vari argomenti. Fino ad ora ci siamo occupati di statue e di busti silenziosi, ma così silenziosi che spesso passano inosservati. Ma se saliamo al primo piano del palazzo, troviamo però un monumento decisamente più rumoroso e insolito. Un monumento davanti al quale c'è chi si dà appuntamento. Il caffè Fernanda, dedicato, come dice il nome, a Fernanda Witkens, la prima direttrice donna della Pinacoteca di Brera. Prima di molte, perché poi la storia recente di questa istituzione registra la presenza di numerose direttrici. Fernanda Witkens, però, oltre a essere stata la prima, è stata forse la più eroica. Questo anche perché ha ricoperto il suo ruolo in un momento storico in cui il coraggio poteva fare la differenza, cioè al tempo della Seconda Guerra Mondiale.
Lei ha aiutato degli ebrei a fuggire dalle persecuzioni e ha messo in salvo le opere d'arte dai bombardamenti e dai nazisti. Ma di questo parleremo meglio tra pochissimo. Dicevamo prima che non c'è un suo busto nel cortile, ma troviamo due opere che la celebrano all'interno del bar e nel corridoio che collega il caffè all'ingresso della Pinacoteca. Nel bar c'è un dipinto di Attilio Rossi, che la ritrae ancora piuttosto giovane, e nel corridoio c'è una targa di marmo con una scritta in rilievo che ricorda come Witkins, dopo la guerra, abbia contribuito alla rinascita di Brera e anche dell'intera città di Milano. Prima di ripercorrere rapidamente le tappe della sua avvincente biografia, voglio condividere con voi un ricordo, non mio, ma di Giulia Maria Crespi, la fondatrice del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Durante un'intervista mi ha raccontato dell'insegnante che andava a casa sua per dare lezioni di storia dell'arte. Era proprio Fernanda Witkins, che infatti nella vita ha svolto diversi lavori, tra cui appunto quello di insegnante. Ecco come l'ha ricordata Giulia Maria Crespi. Era una donna dal portamento giunonico e dall'energia erculea, una vera Brunilde con la lancia in mano, capace di piegare, convincere ed entusiasmare chiunque le capitasse a tiro. Torniamo quindi a Fernanda Witkins e alla sua biografia fin troppo breve, perché è nata nel 1903 ed è morta nel 1957 a soli 54 anni di età. Il suo cognome, Witgens, ci suggerisce le origini straniere, per la precisione austriache della famiglia paterna. Purtroppo il padre, insegnante di lettere, muore quando lei è ancora molto giovane e Witgens si trova così a dover contribuire attivamente al bilancio familiare. Si tira su le maniche e prova a farlo dedicandosi al giornalismo. Nel 1922, quindi a 19 anni, viene assunta dal quotidiano L'Ambrosiano, un giornale fondato da un futurista e circolato a Milano per una ventina d'anni. Due anni dopo, però, dà le dimissioni. Motivo? Non se la sente di condividere la linea politica del giornale, che ha virato verso il fascismo. Witkins, ventunenne, con difficoltà economiche, rinuncia a un lavoro, a un'assunzione, per affermare la sua libertà. Però intanto i suoi articoli vengono notati da Margherita Sarfatti, una delle donne più potenti dell'establishment culturale di quel tempo. Sarfatti le offre una rubrica d'arte sul Popolo d'Italia. Ecco un altro lavoro sicuro, ben retribuito, prestigioso, a cui la Witkins risponde «No, grazie». Il Popolo d'Italia è il giornale di Mussolini e lei non vuole contribuire. E allora che cosa decide di fare? È l'università. Si iscrive a Milano e si laurea in storia dell'arte in poco meno di 4 anni. Inizia a insegnare fino a che non conosce Ettore Modigliani, sovrintendente della Lombardia e direttore della Pinacoteca di Brera. Fernanda Witkins ha cominciato a lavorare tra queste mura proprio grazie a Modigliani, che però non ha potuto assumerla subito con una qualifica adatta a una storica dell'arte. All'inizio Witkins, sulla carta, è un'operaia avventizia, con mansioni tipo lo spostamento dei quadri o la pulizia dei pavimenti. In realtà comincia presto a collaborare con il direttore Modigliani e insieme organizzano un'importantissima mostra di arte italiana a Londra. È un'operazione mastodontica perché vanno spostati centinaia di capolavori e stiamo parlando di Piero della Francesca, Giorgione, Antonello da Messina, Mantegna. Ma nonostante le difficoltà inimmaginabili, riescono a portarla a termine. Pensate che le opere sono state trasportate su un piroscafo che è partito da Genova e che è arrivato miracolosamente in Gran Bretagna dopo essere sopravvissuto a una tempesta terrificante.
La mostra ha un successo enorme e gli inglesi decidono di riconoscere sia a Modigliani che a Witkins una onorificenza, una sorta di cavalierato. Questa impresa permette a Modigliani e a Witkins di poter vivere tranquillamente senza iscriversi al partito fascista, pur essendo funzionari dello Stato pagati dallo Stato. Le cose si complicano qualche anno dopo, soprattutto per Modigliani, che prima si scontra con il gerarca e ministro fascista Cesare Maria De Vecchi, che vuole donare il cenacolo di Leonardo da Vinci ai frati domenicani. Modigliani è contrario, pensa che debba rimanere in mani statali e così viene allontanato da Milano e trasferito all'Aquila. Poi, nel 1938, con le leggi razziali, viene licenziato perché è ebreo. A questo punto si fa ancora più chiaro, più evidente il coraggio di Witkins, che prende in mano le redini del Museo Milanese. Nel 1940 partecipa a un concorso e ottiene la nomina di direttrice della Pinacoteca. Lo abbiamo già detto, ma vale la pena di ripeterlo, è la prima volta che questo ruolo viene affidato a una donna. Donna che durante la guerra decide di svuotare Brera da tutti i capolavori per spostarli in luoghi sicuri. Lo fa con l'aiuto di Gian Alberto Dell'Acqua, giovane funzionario, con il quale accompagna le opere sui camion, attraversando in maniera rocambolesca l'Italia, da un deposito all'altro e da una città all'altra. Witkins poi realizza che la cosa più importante, anzi forse la più necessaria, la più urgente, è salvare vite umane. Ed entra a far parte di un'organizzazione che facilita l'espatrio degli ebrei verso la Svizzera. A un certo punto, nel luglio del 1944, viene tradita, denunciata e imprigionata prima a Como e poi nel carcere di San Vittore. Grazie a un escamotage riesce a farsi trasferire in una clinica milanese e qui prosegue la sua prigionia fino alla sua liberazione, avvenuta il 24 aprile del 1945. Alla fine della guerra la situazione qui a Brera è tragica. La Pinacoteca è quasi completamente scoperchiata dalle bombe. Witkins si fa carico della ricostruzione e viene richiamato in servizio anche Ettore Modigliani, a cui mancava pochissimo per andare in pensione. Il loro lavoro è così efficace che il museo riapre al pubblico nel 1950. Tra l'altro ci tengo a dirvi che la visione di Witkins per il museo era estremamente moderna. Voleva che fosse un luogo aperto alla gente, alle persone comuni, non riservato agli studiosi, agli specialisti e ai privilegiati. Ed è per questo che, per esempio, nel 1956 crea l'iniziativa Fiori a Brera, per portare nelle sale della Pinacoteca un'enorme quantità di fiori, gli stessi che i visitatori ritrovano nelle opere d'arte appese alle pareti. E i testi del pieghevole, che accompagna la mostra, vengono scritti dal poeta Eugenio Montale. A proposito di testi, voglio chiudere questo episodio leggendo cosa c'è scritto sulla targa che mi ritrovo davanti, qui di fianco al caffè Fernanda. Anima generosa e forte, Fernanda Witkins, dopo le distruzioni della guerra, dedicò se stessa al risorgere della città, della cultura, della Pinacoteca di Brera, attuando nell'antico istituto il moderno concetto del museo vivente. Storie dalla Grande Brera è una serie podcast di Cora Media promossa dalla Pinacoteca di Brera e gli Amici di Brera. È scritta da me, Marco Carminati, con Francesca Bottenghi e Francesca Berardi. Il supporto redazionale è di Valeria Luzzi, la cura editoriale è di Sara Poma, la supervisione del suono e della musica di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Andrea Girelli, il coordinamento della post-produzione è di Matteo Scelsa, il fonico di studio è Luca Possi, la fonica di presa diretta è Francesca Bruzzese.
La project manager è Monia Donati, la senior producer è Ilaria Celeghin.